Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Vorrei raccontarvi del giorno più bello, dove il matto Theodore London si ribellò del suo fardello. La sua parte immaginaria era alla massima misura, non vedeva la realtà al di là di quelle mura. Suo fratello era violento e spesso lo picchiava, poiché purtroppo il suo cervello bene non funzionava. La famiglia religiosa gli toglieva ispirazione ed il matto Theodore London trovò in Dio la depressione. Rincasava il poveretto. La famiglia lo sgridò. Era ormai l'ultima goccia ed il vaso traboccò. In cucina corse London e frugò dentro al cassetto, trovando allora un bel coltello. Lo afferrò e lo tenne stretto. Gli tremavano le mani, i suoi occhi erano di sasso e la madre lentamente si avvicinava passo passo. La pugnalò nel petto e il cuore trapassò e per non farla gridare anche la gola le tagliò. Si spostò dentro al salotto dove il padre in piedi stava e al muro era appeso un fucile e Theodore London lo guardava. Lo tolse dalla parete con una mano molto lesta e con un colpo verso il padre gli fece saltar la testa. Scese infine in cantina, dove il fratello era recluso. Con un altro colpo secco, i suoi occhi avrebbe chiuso. Ma giusto poco prima di quell'atto di viltà, Theodore London lasciò stare e di lui ebbe pietà. Si sedette lacrimando e ridendo come un matto, pensando solamente ciò che aveva fatto. E questa era la storia del giorno più bello, dove il matto Theodore London si liberò del suo fardello.